È stata La mano di Dio di Paolo Sorrentino tra i 15 titoli in shortlist che si contenderanno l'Oscar 2022 per il miglior film internazionale. Le nomination saranno annunciate l'8 febbraio, mentre il 27 marzo si saprà se il regista napoletano avrà conquistato la sua seconda statuetta 8 anni dopo La grande bellezza. L'Italia è il paese più vincente nella categoria davanti alla Francia. Dopo il trionfo della Vita è bella nel 99, nel nuovo millennio solo La grande bellezza ha vinto l'Oscar.